Sono Cube, oggi siete su Nerd Short. Allora, piccola curiosità. Ce l'avete presente il costume del simbionte di Spider-Man? Quello che negli anni 80 è comparso sui numeri di Secret Wars? Quello che veniva dal mondo delle lotte, mondo battaglia, non mi ricordo. Comunque, il costume del simbionte non venne ideato né da Stan Lee, né da Jack Kirby, né da Steve Ditko e robe così, ma bensì venne creato da un fan della Marvel, Ned Schuller, che propose questo costume a un concorso che la stessa casa editrice propose. E questa idea piacque molto alla Marvel, che decise di premiarlo con 220 dollari. Ci siamo sprecati, vabbè, proprio hanno aperto il portafoglio di un centimetro e hanno tirato fuori le prime banconote che hanno trovato, ma comunque lasciamo stare. Questa qui sarà la creazione più famosa della Marvel. Sì, perché poi sarà della Marvel. Questa storia quasi nessuno la sa. Questo costume diventerà il più importante per l'Uomo Ragno. Eh sì, ragazzi. Quindi, grazie a questo fan, è nata Secret Wars ed è nata pure una delle migliori saghe mai esiste sull'Uomo Ragno, che ha portato anche a storie molto famose, tra cui l'ultima caccia di Kraven e robe così. Quindi, ragazzi, ricordate bene che questo è Nerd Short. Io sono Cube e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!